Valenceux, la magia dei campi di lavanda. Basta davvero poco e questo piccolo paese di 3.000 abitanti in Provenza, tra giugno e luglio, con i suoi colori e i profumi della lavanda, fa esplodere le sue campagne. Benvenuti a Valenceux. È così che Valenceux diventa per un mese la capitale europea della fotografia paesaggistica. L'occasione è davvero imperdibile. Velocemente organizzo una breve vacanza fotografica e si parte! I campi di lavanda, conosciuti come il Plateau di Valenceux, sono facilmente raggiungibili dall'Italia. Subito dopo il confine inizia appunto la Provenza e arrivati a Valenceux, e in particolare lungo la Route de Manosque, i campi di lavanda si perdono a vista d'occhio, con il loro caratteristico colore lilla-azzurro e il loro profumo. Sono davvero unici e incredibili. Arrivati al plateau, si viene subito catturati dalla magia dei campi. Prima cosa che colpisce è la sua vastità e il colore intenso. Non ci si trova davanti solo ad un campo enorme di lavanda, ma ad una sequenza senza fine di campi orientati in diverso modo. Colline e valli sono coltivati a lavanda. La grandezza è la caratteristica unica di Valenceux. Altra caratteristica che si apprezza subito è quando si apre la porta dell'auto e si viene travolti dal profumo della lavanda. Intenso, persistente, fresco. Il paradiso per chi adora la lavanda e non solo. La voglia di scattare fotografie non tarda e si cercano contrasti, geometrie, prospettive e minimalismi. Insomma, i campi di Valenceux sono una fonte di ispirazione per tutti i fotografi. Il plateau è perfetto da fotografare sia all'alba che al tramonto, dove i colori caldi del cielo si contrastano con i colori freddi della lavanda, anche perché, come accennato, i campi sono orientati in tutte le direzioni e quindi è abbastanza facile trovare il campo perfettamente orientato con il sole. Una mattina siamo stati particolarmente fortunati. Ci siamo alzati di buon'ora e abbiamo voluto vedere dei campi che ancora non avevamo visto. Erano un po' fuori Valenceux e la nostra curiosità è stata premiata quando, girato una curva, abbiamo visto le mongolfiere volare sopra i campi di lavanda. Una situazione davvero magica. Il silenzio del mattino, i primi raggi di sole che illuminavano i campi in modo perpendicolare, così da esaltare le forme della coltivazione della lavanda. E infine, il silenzioso volo delle mongolfiere. Un incantesimo. Pura magia. Lungo questi campi, è facile trovare le piccole aziende agricole che vendono direttamente i loro prodotti naturali a base di lavanda. Si riesce davvero a trovare ogni cosa, dai classici oli essenziali, alle saponette, i profumi, all'olio di cucina alla lavanda, alla birra di lavanda e infine al buonissimo miele. Spesso ai margini dei campi si trovano le arnie e il ronzio delle api caratterizza la vista nei campi. Vi tranquillizzo subito, con tutte le ore che ho passato nei campi, non sono mai stato punto. Come in tutti i viaggi fotografici, arriva anche il momento di rientrare alla base. In questo viaggio non portiamo a casa solo i bellissimi ricordi del colore e del profumo dei campi di lavanda, ma anche l'impossibilità di descrivere ai nostri amici la vastità dei campi di lavanda di Valenceux.